Ma grazie a Mario Caligiuri, all'Università Calabrese d'Estate. Una grande giornata sull'intelligence e sulla magistratura, un confronto aperto e costruttivo. Sono emersi tanti spunti ed è stata l'occasione anche per analizzare le strategie, per capire come incidere anche dal punto di vista legislativo. Oggi è sempre più necessario valorizzare questo rapporto, quindi di collaborazione tra magistratura e intelligence con le forze dell'ordine. Si sta facendo un lavoro già importante nelle carceri per quanto riguarda la radicalizzazione, il monitoraggio, l'attenzionamento e per capire come intervenire e come analizzare i dati. Quindi noi oggi abbiamo di fronte la necessità di formare le forze dell'ordine, di informare i cittadini, di acquisire informazioni, di gestire i dati, di lavorarli e di essere efficaci e decisivi nella prevenzione. Questa è la strada e l'Università d'Estate Calabrese, qui da Soveria Mannelli, oggi ci ha regalato spunti, progetti e riflessioni su cui davvero potremmo lavorare, fare tesoro e cercare di cooperare non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Altro tema, il lavoro dell'intelligence per quanto riguarda lo sviluppo economico, le scelte economiche, le scelte imprenditoriali, la sicurezza del mercato e quindi tanti temi che riguardano i spazi dalla legalità allo sviluppo in un mondo che è sempre più globale ma dove la sicurezza va intesa a 360 gradi e quindi riguarda anche una sicurezza di idee, sicurezza progettuale, sicurezza dei brevetti, quindi tutti i temi che rendono sempre più forte, che danno gli anticorpi al nostro paese per affrontare le sfide di oggi che sono sempre più difficili ma anche quelle di domani in un mondo dove nasciamo tutti liquidi e abbiamo bisogno di tutele, di rafforzamento, di idee di tutele. Grazie.